E salutiamo Giusy, salutiamo Sissi, e salutiamo Rosy e parliamo di autostima e autosvalutazione. Allora, c'è una frase carina, molto interessante, che dice: l'ottimismo è la fede che porta al successo, non possiamo fare niente senza speranza e fiducia. Quindi noi dobbiamo avere fiducia fondamentalmente in noi stessi se vogliamo raggiungere dei risultati e la realtà. Salutiamo anche la nostra Grinettina, la realtà che abbiamo nella testa ci porta a influenzare la situazione esterna. Ciò vuol dire che la nostra realtà interiore, determina il nostro mondo esteriore. E quando parliamo di autostima dobbiamo tenere conto che autostima e disistima sono figli della nostra mente. Quindi, ovviamente, noi dobbiamo avere una visione corretta della realtà, dobbiamo avere una valutazione corretta della realtà, che è un punto molto importante. Non dobbiamo creare un equilibrio, no? Perché non possiamo avere un delirio di onnipotenza, pensare di essere Superman, ah, io sono Superman e posso volare, mi butto giù dal 20° piano e mi sfracasso drasticamente al suolo. Cioè, quello sarebbe, come dire, un delirio di onnipotenza, no? Non è più autostima, ma delirio di onnipotenza. Quindi dobbiamo creare il giusto equilibrio. È ovvio che non dobbiamo avere delle frasi, non dobbiamo mettere dentro di noi delle situazioni che possono essere, diciamo, oggettivamente negative, perché spesso noi mettiamo dentro delle frasi che poi sono oggettivamente negative in tanti ambiti della nostra vita. Purtroppo noi ci raccontiamo, diciamo, delle cose che poi di fatto sono totalmente negative e che condizionano fortemente la nostra vita, no? Purtroppo le persone che dicono: ah, farò una brutta figura, non sono all'altezza, non ce la posso fare, non ce la posso fare, non sono all'altezza, sono una persona sbagliata, bla bla bla. È ovvio che se tu, diciamo, manifesti, come dire, dei pensieri di questo genere, è palese e naturale che questi pensieri diventeranno la tua realtà. Quindi autostima e disistima sono frutto del nostro modo di pensare, sono frutto del nostro modo di essere. Noi dobbiamo sviluppare l'autostima. Quindi farò una figuraccia, sono una persona sbagliata, non mi merito uno così. Anche i nostri pensieri, no? Perché se tu pensi di non meritarti l'amore, non praticherai la rinuncia. Quindi noi siamo noi che ci autosvalutiamo, che ci autosqualifichiamo, dipende tutto da noi stessi. Questo è il primo punto fondamentale, perché se noi siamo il problema, se ci rendiamo conto che noi siamo il problema, significa anche che noi siamo la soluzione, perché se è vero il verso, è vero anche l'inverso. Quindi noi dobbiamo passare dal problema alla soluzione. Quindi diceva lo stesso Gandhi, salutiamo Crazy Robby, quindi questo è un pensiero di Mahatma Gandhi. Diceva Gandhi: abbiate pensieri positivi perché i pensieri diventano parole. Usate parole positive perché le parole diventano comportamento. Adottate un comportamento positivo perché il comportamento diventa abitudine. Abbiate abitudini positive perché le abitudini diventano valori. Abbiate valori positivi perché i valori diventano il vostro destino. E salutiamo anche la nostra Roxy, Roxy Rosa. Quindi questo è un aforisma, quindi passiamo dai pensieri, i pensieri diventano parole, le parole diventano comportamento, il comportamento diventa abitudine, le abitudini diventano valori e
i valori diventano il nostro destino. Quindi noi dimentichiamo troppo spesso che, come dire, come sopra così sotto, come disse Ermete Trismegisto, Ermete tre volte grande, nella tavola Esmeraldina, scrisse questo aforismo, come sopra così sotto, il che significa che quello che siamo dentro lo diventiamo anche all'esterno. Quello che siamo all'esterno lo diventiamo anche dentro di noi. Questo è fondamentale. Quindi diamoci autostima. Noi siamo gli artefici della nostra vita. Diamoci autostima. Smettiamo di autosvalutarci. Smettiamo di autosqualificarci se vogliamo diventare veramente persone che meritano. Quindi al mattino, quando ti svegli, scegli un'affermazione positiva su di te ed enunciala. Cerca un'affermazione positiva su di te. Salutiamo anche la nostra Roxy Rosa, che adesso farà subito degli shorts sul suo canale, perché ci possono fare Roxy Rosa al canale Pepe Rosa, ma non fa gli shorts perché, non so perché, non vuol fare gli shorts tratti dai video, tra l'altro, perché fare gli shorts dei video è un modo per darsi autostima, perché il tuo video lo proponi. Allora, quindi, al mattino scegli un'affermazione positiva su di te e sulla tua autostima. Quindi ogni mattina di una frase positiva. Ovviamente le frasi positive io ti suggerisco sempre di partire col mantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Anziché le persone che amano i tatuaggi si fanno fare il tatuaggio del nome della fidanzata, del nome del marito, del nome della moglie, che poi puntualmente lascerete e andrete a spendervi soldi pure e dolore per farvi togliere il tatuaggio. Fatevi tatuare, chi ama i tatuaggi. A me i tatuaggi fanno schifo, ma chi amasse i tatuaggi può farsi tatuare: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Quindi devi fare questo. Poi questa frase pronunciala. Prima ripetitela nella testa, poi pronunciala a voce alta, urlala al mondo, urlala ai quattro venti. Poi visualizza te stesso che dici questa frase e che sei la persona più importante del mondo. Quindi questo è il ruolo che devi fare, devi imparare a sviluppare al mattino. Ovviamente poi si è bloccato. Cos'è che si è bloccato? Cos'è che si è bloccato? Si è bloccato? No, che non si è bloccato. Befani, riavvia! Befana! Allora, non si è bloccato, è il tuo cervello che si è bloccato. Allora, quindi, riavvia, carampana! Aspettate che faccio una cosa. Adesso dovrebbe andare, è ripartito, tutto ok. Sì, ho bloccato un attimino, ho fatto una cosa. Questa vecchia carampana che non capisce niente, non capisce. Allora, quindi devi farti, come dire, devi lasciarti prendere da un senso di solidità, di sicurezza, di pace interiore. Quindi questi mantra diventeranno la tua cosa fondamentale. Vediamo quali sono le basi dell'autostima. Ma per capire l'autostima dobbiamo capire la disistima. Cosa vuol dire? Vuol dire che per comprendere l'autostima dobbiamo comprendere la disistima. Allora, quali sono tre pensieri base di disistima, cioè di autosqualificazione? Pensare di essere impedito, cioè voi impedite lo siete, ma non dovete pensare di esserlo, anche se siete impedite, perché io vedo qua
delle persone che fondamentalmente sono impedite, ma non dovete, voi non dovete pensare di esserlo, io ve lo posso dire, perché ho una visione corretta della realtà, ma voi non dovete essere impedite, non dovete pensare di esserlo, anche se lo siete, non dovete pensare di essere impedite o impediti. Cosa vuol dire il pensiero di impedimento? Pensare che c'è sempre qualcuno, c'è sempre un antagonista che è meglio di te, che ti mette i bastoni tra le ruote tra te e il tuo oggetto di desiderio. L'impedimento, no? C'è sempre qualcosa che ostacola, è un po' la sindrome di Romeo e Giulietta, cioè Romeo e Giulietta si amavano tanto, però erano impediti nel loro amore perché c'era sempre qualcuno di mezzo, in quel caso lì erano le famiglie. Quindi la prima cosa che devi evitare sono tutti i pensieri di impedimento. Tu sei migliore di tutti gli antagonisti che ci possono essere. Questo è un primo pensiero di disistima, quindi devi mettere l'antidoto. Io sono il migliore, io ce la faccio, io riesco. Secondo pensiero di negatività è, diciamo, il pensiero, come possiamo dire, di non saper conquistare, di essere, come possiamo dire, di essere incapaci di conquistare, cioè io non so conquistare, io non riesco a conquistare, è il pensiero di non saper gestire gli eventi, diciamo, è un po' la sindrome di Dante e Beatrice, no? Dante che non riusciva a conquistare Beatrice. Quindi il primo pensiero è il pensiero di impedimento, il secondo pensiero è il pensiero di incapacità. Voi siete incapaci! Ma non dovete pensare di essere incapaci, non dovete pensare di essere incapaci. Cioè Dante pensava di essere incapace, infatti non è stato capace di conquistare Beatrice. Sono tutti pensieri di autosqualifica, pensare di essere impediti, pensare di essere incapaci, pensare di essere sfortunati, questa è un'altra cosa, no? Vi do un qualcosa che salutiamo Crazy Robby, che all'universo di voi non gliene frega un cazzo. Cioè, voi vivete su un pianeta che è uno sputo di pianeta in uno sputo di galassia alla periferia, diciamo. Vi rendete conto di che non siete nulla, ma nel contempo siete tutto. Perché vivete in questo pianeta che è uno sputo di pianeta. Perché noi siamo uno sputo di pianeta all'interno della nostra galassia, una zona estremamente periferica. La nostra galassia, la Via Lattea, è uno sputo di galassie tra 200 miliardi di galassie visibili e tenete presente che la maggior parte dell'universo non è neanche osservabile. Non è neanche osservabile! E noi siamo imprigionati qua dentro. E quindi all'universo, nel suo toto, che cazzo vuoi che gliene frega se tu trovi il fidanzato o non trovi il fidanzato, se tu metti al mondo un figlio o non metti al mondo un figlio, che cazzo gliene frega se tu lo conquisti o non lo conquisti, non gliene fotte niente all'universo, quindi smettila di avere pensieri di sfortuna, devi solo agire nel tuo piccolo, però noi essendo così piccoli all'interno dell'universo abbiamo un grande potere, perché una nostra variazione, pensate, qua sta la grande magia dell'autorealizzazione, una nostra variazione genererà una variazione in tutto l'universo, trasformerà tutto l'universo si trasformerà se noi trasformiamo noi stessi. Quindi smettila di pensare che all'universo gliene fotte qualcosa, anzi agisci, perché un tuo piccolo cambiamento, una tua piccola trasformazione riuscirà a trasformare, riuscirà a modificare, riuscirà a invertire tutto l'universo. E qua sull'invertimento, diciamo che il nostro Pippoli, che non vedo perché Sissi me l'ha sderenato, tra l'altro Pippoli oramai è praticamente in stato comatoso, no? Non riesce neanche più a camminare,
è stato prosciugato di tutto il fluido spermatico, oramai gli hanno risucchiato proprio anche le gonadi, praticamente Sissi come un aspirapolvere l'ha aspirato totalmente e lui adesso è proprio lì rannicchiato in uno stato, diciamo, larvale e quindi voi dovete imparare a sviluppare autostima, dovete imparare a sviluppare autostima. Quindi sviluppare autostima è un punto fondamentale. Salutiamo Pepe Rosa, cucina naturale, come mangiare senza ingrassare. Iscrivetevi al canale. Fa rima. Pepe Rosa, cucina naturale, come mangiare senza ingrassare. Iscrivetevi al canale. Quindi, quali sono i tre moschettieri? Voi dovete avere tre, vi ricordate, no? D'Artagnan e i tre moschettieri. Chi sono i vostri tre moschettieri? I vostri tre moschettieri sono praticamente ottimismo, forza e fiducia. Ottimismo, forza e fiducia. E quindi forze armate di mare, di terra, di cielo. Ottimismo, forza e fiducia sono i tre moschettieri della vostra autostima. Ottimismo, forza e fiducia. Noi dobbiamo tenere presente un'altra cosa. Swami Vivekananda diceva una cosa molto importante. Uno Swami indiano, Swami Vivekananda, diceva: ma cosa off, Befana? Diceva: tutti i poteri dell'universo sono già dentro di voi. Siete voi che vi siete coperti gli occhi con le vostre mani. Siete voi che vi lamentate che è buio. Siate consapevoli che intorno a voi non ci sono tenebre. Togliete le mani dai vostri occhi, apparirà la luce, che era lì da un'eternità. Ottimismo, forza e fiducia. Quindi dovete invece dovete eliminare le tre R negative. Le tre R negative quali sono? Rimpianti, rimorsi e rancori. Quindi ottimismo, forza e fiducia devono sostituire rimpianti, rimorsi e rancori. Perché rimpianti, rimorsi e rancori sono l'alimentazione naturale della disistima. Off, ottimismo, forza, fiducia. Brava, brava. Oh, finalmente la nostra Sissi ha fatto qualcosa di intelligente. Meno male. Ottimismo, forza, fiducia. Finalmente la nostra Sissi ha fatto qualcosa di intelligente, ha dato sfoggio di un'intelligenza. Brava, brava. No, mi piace, però mi piace. Devo dire che questo mi piace. Ottimismo, forza, fiducia. E invece le tre R sono rimpianti, rimorsi e rancori. Rimpianti, rimorsi e rancori. Che diventano poi dei risentimenti. Diventano poi dei risentimenti. Rimpianti, rimorsi e rancori. Salutiamo anche Betty Kotic, arte, grande Betty. E ricordo a tutti, se andate a Venezia, a Campo Manin, seguite, fatevi fare un disegno dalla nostra Betty Kotic, un ritratto, perché è una pittrice molto brava. Rimpianti, rimorsi e rancori che diventano poi risentimenti, no? Diventano sofferenze molto forti. Quindi dovete evitare quindi di crearvi questi pensieri complessi, no? Questi pensieri complessi che vi impediscono di raggiungere ovunque dei risultati. E come dire, avete visto quel, che non so se ci sarà nei Taratarot, adesso non ricordo, c'è una foto interessante del gatto che quando si vede allo specchio si vede come un leone. Tu sei un leone e allora inizia a ruggire, devi iniziare a ruggire, non sei un gattino impaurito, sei un leone inferocito.
E quindi devi imparare a ruggire, perché altrimenti, se tu sei una, come diceva Anthony De Meglio, che è un famoso scrittore, tra l'altro vi suggerisco di leggere quel libro, mi sembra, io ce l'ho, non so adesso dov'è, ma ce l'ho, si intitola Messaggio, mi sembra, Messaggio per un'aquila che si sente un pollo, un'aquila che si sente un pollo, e racconta come metafora, diciamo, la storia di quest'aquila, che stava nel pollaio, razzolava assieme alle galline e guardava le altre aquile, che però non pensavano di essere aquile, che volavano nel cielo, ma lei si credeva di essere un pollo e quindi razzolava. Il gatto deve, ci deve essere per forza nel tarattaro, esatto, il gatto nel tarattaro ci deve essere. E quindi voi sarete, anche se siete, come dire, strutturalmente delle aquile, se vi sentite dei polli, vivrete nella merda del pollaio. Mentre invece un'aquila, non ha paura di essere un pollo. Un'aquila non teme neanche la volpe. Pensate che io ho visto un'aquila che attaccava un lupo e che, diciamo, aveva il meglio sul lupo. Tra l'altro, l'aquila ha anche gli artigli che sono molto potenti. Tra l'altro, una differenza tra l'aquila e il falco è che il falco cerca le sue prede in volo, no? Quindi va molto veloce in volo, quindi non ha artigli molto potenti, perché il falco attacca col becco, no? Cioè è più che altro la velocità, l'impatto, pum, del falco, mentre l'aquila è più grande del falco, ovviamente. Ha gli artigli molto forti perché attacca le prede a terra. E, tra l'altro è anche intelligente perché una volta ho visto un'aquila che ha preso un capriolo, un cerbiatto, non lo so, l'ha tirato su in volo e poi l'ha mollato, questo si è sfracellato, diciamo, perché l'ha mollato in un precipizio, si è sfracellata al suolo e lei è andata sotto e se l'è mangiato praticamente. Quindi diciamo dovete imparare a essere un'aquila, non dovete imparare o essere un falco, insomma, anche il falco quando attacca lo fa improvvisamente. Pensate che il falco supera i 300 km all'ora quando attacca. Il falco va senza catene e il falco colpisce invece principalmente in volo, attacca le sue prede in volo e spezza praticamente. Spezza praticamente le prede in volo perché diciamo il falco è più veloce dell'aquila e arriva, cioè, mi sembra che il falco pellegrino, non so qualche altro falco, supera addirittura i 300, va più a pensate 350, non so esattamente, va più veloce di un'auto da Formula 1 e quando colpisce la sua preda la prende in volo. Allora, questo per dire che cosa? Per dire che voi non dovrete nutrirvi di paura, cioè non dovete avere paura di rischiare, paura di fallire, paura di essere rifiutati. Anche il falco o l'aquila possono sbagliare, ma sono sempre falchi o aquile, non sono mai delle galline starnazzanti. E quindi noi non dobbiamo avere paura fondamentalmente, dobbiamo vivere le paure. D'altra parte, noi dobbiamo agire e poi come le cose vanno, vanno fondamentalmente. È ovvio che se voi avete un matrimonio fallito alle spalle, siete in una situazione economica precaria, avete, che ne so, dei figli problematici. Avete, che ne so, problemi di tutte le nature, di tutti i tipi, con gli ex mariti, ex cose, eccetera. Beh, è ovvio che da questo punto di vista sarà facile, ma voi potete sempre rinascere. Non importa quali sono le situazioni della vostra vita, l'importante, qualunque siano le situazioni della vostra vita, l'importante è che voi andiate avanti. L'importante è che voi vi migliorate completamente. Non dovete vivere nel vostro passato. Va bene. Avete avuto un matrimonio fallimentare alle spalle? Guardate oltre. Avete una condizione economica precaria? Bene, datevi da fare, muovetevi, fate qualcosa per migliorarla. Se vi lasciate prendere da un senso di smarrimento,
Se vi lasciate prendere da un senso di smarrimento, allora è ovvio che siete andate, vi arrendete alla paura, vi arrendete alla vita e arriverete a entrare in conflitto con voi stessi. Il conflitto con se stessi è un conflitto che non deve esistere. Non dobbiamo mai e poi mai per nessun motivo entrare in conflitto con noi stessi. Quindi fatti una domanda per affrontarlo, ovviamente. Qual è la tua più grande paura? Scrivilo. In questo momento anche, prendi un foglietto di carta o ditelo nella tua mente. Qual è la tua più grande paura? Perché è lì che devi cominciare. E come dicevano anche tante cose, quando da ragazzino facevamo le risse per strada, no, non ho mai fatto risse, però da ragazzi noi ci menavamo, infatti facevo arti marziali, avevo iniziato arti marziali anche per quello, per menarmi meglio. E quando facevamo le risse per strada, da ragazzo, erano altri tempi ovviamente, bisognava, tra la persona degli avversari, diciamo, iniziare a picchiare per primo quello più grosso degli altri, perché se tu menavi quello più grosso degli altri, tutti gli altri te lavano e vedevano: questo ha spaccato la faccia a questo qua, che era quello più grosso e più forte, e allora gli altri se ne andavano via. E tu ne avevi steso uno e ne avevi punito uno e per gli altri 100 se ne andavano. Perché avevi beccato proprio, e quindi è inutile che stai a affrontare le paure più piccole. Devi sbarazzarti della paura più grossa e quindi chiedi: qual è la paura più grossa che ho? Qual è la mia più grande paura? Perché è quella che devi affrontare. Perché una volta che tu hai battuto quella, una volta che tu hai battuto la tua paura più grande, le altre paure svaniranno da sole. E sono come quelli, no? Nella rissa, che tu hai menato quello più grosso e per cui a quel punto lì gli altri dicono: se ha menato questo, figurati a noi, e se ne vanno senza colpo ferire. Quindi questo è importante, no? Quindi per sbarazzarti della paura devi smettere di autodistruggerti e devi sviluppare la fiducia in te stesso. Per sbarazzarti di una paura cosa ci vuole? Il contrario della paura, che sarebbe l'atto di coraggio, cioè fare un atto di coraggio. Fare un atto di coraggio è molto importante, è fondamentale. Fare un atto di coraggio ti porta dei grandi risultati, se riesci a fare un atto di coraggio. Fare un atto di coraggio non vuol dire non avere paura, ma vuol dire agire nonostante la paura. Perché se noi riusciamo ad agire nonostante la paura, abbiamo raggiunto il risultato. Quindi questo è il modo migliore per viverti, per sviluppare la tua autostima. È veramente il modo più importante per sviluppare la tua autostima, quindi fare questo atto di coraggio che ti porterà dei grandi risultati. Anche cerca di poi rilassarti, perché il rilassamento è un altro punto importante. Ogni giorno ritrovati, diciamo, una decina di minuti per concentrarti su di te, per, diciamo, vivere un flusso di coscienza. Bastano anche 10 minuti al giorno per trovare il tuo equilibrio. Ecco, tutto questo, diciamo, farà sì che si svilupperà la tua autostima, perché, come diceva Leo Buscaglia, devi credere in te stesso, perché gli unici ad apprezzare uno zerbino sono quelli dalle scarpe sporche. Tieni presente quello: gli unici ad apprezzare uno zerbino o una zerbina sono quelli dalle scarpe sporche. E quindi tu non devi mai essere uno zerbino, non devi mai essere una zerbina, ma devi sviluppare le tue qualità. Segui queste indicazioni e vedrai che riuscirai nell'intento. Nel frattempo metti un like, iscriviti al canale, anche a questo canale se non sei